Salve a tutti ragazzi, eccoci oggi con un nuovo video. Ragazzi, anche oggi siamo su Yu-Gi-Oh! Duel Links, anche se questo video sarà molto breve. Come avete già visto dalla parte iniziale del video, ehm, è ciò che succede quando arrivate all'ultima fase, che è la fase 50. Ma perché sto facendo questo video? Perché... Proprio oggi sono state incrementate le fasi di 5 eh, fasi, con 5 fasi in più. Quindi prima il massimo era 50, io ci sono arrivato giusto in tempo e infatti eh, è uscita quella eh, schermata che vi ho fatto vedere. Mentre adesso ehm, con l'aggiornamento le eh, missioni, quindi le fasi, sono ben 55. Quindi vi volevo eh, informare e aggiornare di questa cosa. Io già ho iniziato a farle. E eh, come potete vedere, le missioni che ci richiedono sono 30 evocazioni tramite fusione, eh, evocare 50 mostri di tipo drago, 50 di tipo incantatore, e poi c'era qualche altra cosetta a fare 4000 danni tutti in un colpo solo, e giocare 6 carte magie tutte in un unico turno. E quelle due già le ho fatte. E uh, sto diciamo, completando anche le altre, e tutto questo fino ad arrivare alla fase 55, che poi sarà l'ultima. Quindi questo era ciò che vi volevo dire in questo video. Ma, dato che con uh, l'aggiornamento è anche finito l'evento KC della Kaiba Corporation, e io ho giocato poco, devo dire, uh, non so neanche che posizione sono arrivato, ma secondo me posizione 27 eh, millesimo, quindi veramente uno schifo. Ho fatto solo 6 stelle, quindi non ho neanche preso tutti i premi per arrivare fino al livello 12, quindi ho preso diciamo la metà dei premi. No, erano 10 le stelle da dover fare, quindi ho preso un poco in più della metà. Qui mi dice ricevi ricompensa, eh, Missioni e evento sono concluse, me le fa cliccare e non mi fa vedere niente Quindi andiamo a fare ricevi ricompensa insieme perché sono molto molto curioso di vedere che cosa otteniamo La ricompensa è stata inviata alla tua casella regale, otterrai una ricompensa in classifica qui Ok, quindi noi abbiamo preso, abbiamo preso ehm, 10.000, questi qua che erano gli eventi premio e ehm, icona, bronzo e ehm, la carta Super rara perché eravamo arrivati in una determinata classifica quindi, non siamo riusciti a prendere neanche un'ultra rara, però abbiamo preso una semplice super rara. Andiamo a controllare nella nostra casella e uh, sono molto, molto curioso di vedere che carta è. Come si fa per vedere la carta, non lo so, sinceramente. Allora, iniziamo a prenderci tutti i nostri bei premi. Allora ah, il tappetino che è molto bello, così come anche le foderine che sono molto belle e le andiamo immediatamente a mettere. Ci prendiamo anche i nostri 100.000 di oro che sono ottimi, ottimi, per quanto abbiamo fatto cagare 100.000 di oro sono ottimi e anche l'icona ce l'andiamo a prendere anche se è la cosa che mi interessa di meno però almeno è una testimonianza che noi abbiamo partecipato eh, allora prima di fare tutto voglio ritornare a vedere la carta super rara se me la dà o no o se la devo avere come la devo avere eh, in più hanno riazzerato le ranked purtroppo allora dice scadenza 13.3 ma eh, io voglio la mia ricompensa adesso e non me la fanno avere mi sa allora, clic... ah ottieni carte ok devo cliccare qui mi sa sì, ok, non l'avevo letto per niente. Ah, non ci credo ragazzi, ce la fanno scegliere. Oh mio dio ragazzi. Mamma mia, che figata ragazzi, non lo sapevo. Non ne avevo la più pallida idea, ve lo giuro. Ci fanno scegliere la carta super rara, probabilmente tra tutte quelle esistenti. E, e qui c'è un problema perché, oltre che sono tutte parallel, quindi è una figata. Ma il problema è che, cioè, davvero ci sono alcune carte che di norma mi sa che non si potevano più ottenere. Ad esempio, questo mago qui che io volevo giocare nel mio deck, Mago Giocattolo. Quindi, ragazzi, davvero possiamo scegliere noi la carta che vogliamo. Madonna, se lo sapevo, mi sarei impegnato, credo, 100 volte di più a fare questo torneo. Oddio ragazzi per i prossimi tornei se è così davvero impegno al massimo Cioè possiamo sceglierci la carta super rara che vogliamo Fatemi vedere un attimo Sì praticamente Ok non tutte Ok non tutte quelle del gioco perché ce ne sono alcune che mi servivano che qui non ho visto Però molte carte ce le fa scegliere E io sinceramente già so che, che carta prendere sinceramente Perché? Perché? Allora, mi sa che qui le carte che possiamo prendere sono carte o che vengono date dai personaggi o che vengono comprate dal mercante. E questo mago giocattolo qui che a me serviva, non lo riuscivo a trovare più da nessuna parte, perché mi sa che era una di quelle carte che non si poteva più ottenere. Per quanto ci sono un sacco di carte tipo controllo avversario, eccetera, eccetera, che sono molto buone e che le vorrei prendere, sinceramente. Ma questa carta qui io sono sicurissimo di non poterla prendere in nessun altro modo quindi la prendo perché la volevo mettere nel mio deck quindi perfetto conferma e eh, ragazzi contentissimo perché io questa carta la stavo cercando non trovavo il modo di ottenerla almeno l'ho potuto ottenere in questo modo quindi ottenuto eh, la, la carta è uscito scritto che l'abbiamo ottenuta ed effettivamente l'abbiamo presa quindi ragazzi davvero stupendo cioè, pensate che il primo del torneo poteva scegliersi quindi a sua scelta 6 carte ultra rare e 6 carte super rare? Mamma mia, veramente, a saperlo mi sarei impegnato almeno per arrivare a prendere un'altra ultra rara a costo di fare le 6 di mattina ieri sera. Va bene. Uh... Tutto ci può essere di insegnamento, quindi spero che questo video sia utile anche per questa cosa, perché se qualcuno di voi non, non si è classificato e non, quindi non poteva sapere che la carta alla fine uno se la sceglie, che è una cosa 10 volte migliore di quello che pensavo io, cioè che la carta venisse data casualmente. La prossima volta sono sicuro che anche voi vi metterete con molto, molto più impegno, cosa che anch'io farò. Quindi spero che questa cosa vi sia stata utile. Che uh, vi sia stata utile l'informazione della fase 50 e della fase: delle nuove fasi fino alla 55esima e io ragazzi davvero come al solito vi ringrazio. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate e condividete questo video. Se il video vi è piaciuto e vi è uh, servito, lasciate un like e noi ci vediamo con il prossimo. Bella raga.